Blogosfere è a Milano in Terrazza Martini per il lancio del film Un altro mondo, il lancio milanese. Siamo con Silvio Muccino. Ciao Silvio, benvenuto su Blogosfere. Prendo io? Sì, va. Ciao. Ciao, va bene, lo teniamo noi allora. Ciao, grazie. Ci racconti un po' com'è stato girare la tua seconda opera da regista e poi girare in Africa? Che esperienza è stata? La seconda opera, si sa, è La prova del fuoco, è l'opera più difficile in realtà, soprattutto perché venivo da Parlami d'amore, che è stato un bel successo anche al botteghino, quindi insomma le aspettative, le tensioni sono tante. Poi per chi in questo caso avevo scelto di raccontare una storia pericolosa sotto molti punti di vista, pericolosa perché dovevo essere attore e questa volta regista di un bambino che, anche se è questo fenomeno qui qua sotto, che si dirige praticamente ormai da solo, è autodidatta, è comunque insomma è sempre una bella responsabilità. E poi c'è l'Africa da raccontare, che non è cosa facile, perché ci sono mille tranelli, c'è una narrazione che può essere molto didascalica o molto retorica, e sono tutte cose che ho provato a evitare, cercando di mandare, di raccontare attraverso il cinema una cosa che, arrivato a Nairobi, in quello slum, veramente mi ha sorpreso e mi ha scioccato molto più della povertà alla quale ero preparato, della quale tutti siamo preparati attraverso le foto e i telegiornali che costantemente vediamo, che è la dignità delle persone che vivono dentro quello slum, che non sono, come è facile pensare, appunto persone, come dire, che vivono di niente. Sono anche operai, sono segretarie, sono uomini che la mattina si svegliano alle 7:30 e vanno al lavoro in giacca e cravatta. Allora questa strana commistione ha reso, secondo me, molto affascinante il racconto di quel posto. Sicuramente rappresenta un altro modo di intendere i sentimenti e le relazioni con gli altri. Andrea è una persona, in realtà per me è un bambino che non è mai cresciuto e che ha scelto di non guardare, non considerare quelle ferite infantili che tutti, chi più chi meno, si portano dietro dall'infanzia. Non guardare quelle ferite significa stabilire delle relazioni con chi hai accanto, a volte molto fredde, molto distaccate, perché non si ha il coraggio di guardare dentro se stessi. Allora, un altro mondo per Andrea significa entrare in contatto con quella parte, significa accettare un bambino con le sue fragilità e quindi accettare anche le sue di fragilità. Ormai abbiamo una intesa fantastica, perché in realtà abbiamo lo stesso modo di intendere il cinema, ci piace raccontare le stesse storie più o meno, che poi sono storie che hanno un minimo comune multiplo, che è la trasformazione in generale, che è il cambiamento, la crescita. Sono anche questo, in un certo senso, anche se parla di trentenni, come siamo io e Isabella in questo film, sono romanzi di formazione in un certo senso. Questa cosa è nata, devo dire, in una maniera quasi inevitabile, spontanea. Io non sono una persona che è mai stata, prima di oggi, sensibile alla beneficenza o al sociale. Curioso sicuramente sì, sensibile no. Sono quelle cose per cui, fino a che non entri in diretto contatto con quelle realtà, puoi tranquillamente cambiare canale. Quando invece ci metti piede, è quasi impossibile dopo voltare la testa e dimenticarti di tutto. Per cui, visto che è stato un viaggio che personalmente mi ha dato moltissimo, soprattutto l'incontro col dottor Morino, tornato in Italia io e Carla abbiamo pensato che fosse giusto ridare qualcosa a quel continente. Per cui abbiamo iniziato alcune iniziative che potevano accompagnare la promozione di un film e quindi dare visibilità a quel progetto. Abbiamo fatto delle anteprime, come quella di stasera, che sono anteprime charity. Carla ha scritto un libro di favole per bambini,
il cui protagonista, Michael, fai vedere il protagonista del libro? È lui, è il vero protagonista anche del film, Fish and Chips. E, questo libro di favole, che si chiama Fish and Chips, il dinosauro che viene da un altro mondo, edito Giunti, avrà tutti i proventi, andranno devoluti alla Wolf Friends. C'è una maglietta di un'importante casa, che è la Franklin & Marshall, i cui proventi andranno sempre alla Wolf Friends. E quindi è un, certo, è una goccia in un oceano, però è un inizio sicuramente. Senti, una domanda molto legata a internet. Tu sei sempre stato attento a internet da molti anni. Questo film in modo particolare hai curato, oltre al sito, il blog, sì, sei stato attento su Twitter. Quanto conta oggi promuovere un film attraverso i media internet e i social network? Secondo me molto, molto. Mi baso anche sulla mia personale esperienza quando io sono spettatore e fruitore. Ormai io leggo anche i quotidiani, li leggo quasi tutti praticamente su online. Le notizie di cinema mi arrivano da giornali online, Screen Week piuttosto che altri, piuttosto che voi, voglio dire. Sono attento e c'è una fruizione molto ricca, molto, molto bella, e io soprattutto che per esigenze mie, tra un film e un altro di solito intercorre molto tempo, sento il bisogno ogni tanto di mantenere un contatto con le persone, per cui Twitter è un modo che mi è molto congeniale. Grazie a te.